Con questo video ti presentiamo l'Istituto di Istruzione Secondaria Antonio De Viti De Marco di Casarano, un istituto tecnico all'avanguardia nel campo economico e turistico che forma studenti in grado fin da subito di entrare nel mondo del lavoro o di proseguire con ottimi risultati gli studi all'università. Ormai da anni, infatti, l'indagine Duscopio della Fondazione Agnelli pone il De Viti De Marco ai vertici degli istituti tecnici nel territorio dell'intera provincia di Lecce, grazie alla percentuale di occupati più alta rispetto a tutti gli altri istituti dello stesso tipo, a 2 anni dal conseguimento del diploma. Siamo l'unico istituto tecnico della provincia di Lecce ad avere una percentuale superiore al 50% e ad avere inoltre una percentuale di disoccupati del 12%, laddove la media delle altre scuole del Salento è del 19%. Questi risultati spiegano come la nostra scuola sia attenta alle dinamiche economiche del territorio, grazie anche ai rapporti ormai consolidati con il tessuto produttivo e imprenditoriale di tutta l'area di Casarano e dintorni. Siamo l'unica scuola in Puglia che consente i percorsi retribuiti di apprendistato agli alunni del triennio, con quasi 1000 ore distribuite tra scuola e lavoro in aziende con le quali abbiamo una partnership lunga e collaudata. Siamo sede di Sisco Academy, con i nostri alunni che seguono le attività previste di alternanza scuola-lavoro anche a distanza, grazie agli strumenti proposti da Sisco, azienda informatica tra le più importanti al mondo. I nostri studenti, al termine del percorso di studi, conseguono una certificazione informatica Sisco spendibile immediatamente nel mondo del lavoro. Siamo sede d'esame DELE per la certificazione lingua spagnola in collaborazione con l'Istituto Cervantes e i nostri alunni possono frequentare i corsi per conseguire le certificazioni linguistiche in inglese e in cinese. Tutte le informazioni utili riguardanti i nostri corsi e le nostre attività le puoi trovare sul nuovo sito dedicato all'orientamento all'indirizzo www.iisdevitidemarco.it/orientamento. Ma se continui a seguire questo video potrai saperne di più già da ora. All'iscrizione i ragazzi dovranno scegliere tra i 4 indirizzi principali, che sono amministrazione, finanza e marketing, amministrazione, finanza e marketing con opzione sportiva, turismo, turismo con opzione ecosostenibile e agroalimentare. L'opzione classica di amministrazione, finanza e marketing consentirà agli iscritti di scegliere alla fine del secondo anno uno degli indirizzi del triennio. Proseguire con indirizzo AFM, scegliere sistemi informativi aziendali, SIA, scegliere relazioni internazionali per il marketing, RIM. Il primo biennio è comune per tutti gli indirizzi, con un numero maggiore di ore in lingua italiana e matematica, 2 lingue straniere, inglese in comune e francese o spagnolo a seconda della scelta, e materie che caratterizzano gli indirizzi della nostra scuola. Sono previste infatti 2 ore di economia aziendale, 2 ore di informatica e 2 ore di diritto. Nelle opzioni del triennio amministrazione, finanza e marketing, invece, aumentano le ore delle materie caratterizzanti. Nella FM si incrementano le ore di economia aziendale, dalle 6 del terzo anno alle 8 settimanali del quinto anno. Nell'indirizzo SIA, ex indirizzo programmatori, aumentano le ore di informatica, che il quarto e quinto anno saranno 5, con 7 ore di economia aziendale negli ultimi 2 anni. La seconda lingua straniera si studierà soltanto al terzo anno, resteranno le 3 ore di lingua inglese. L'insegnamento di informatica, comunque presente in tutti gli indirizzi, può contare sulla presenza di numerosi laboratori, tutti attrezzati con postazioni singole, utilizzabili in assoluta sicurezza. I laboratori sono presenti su tutti i piani e dal punto di vista tecnologico le nostre aule sono dotate di LIM e PC, oppure PC collegati a monitor di ampie dimensioni, nonché tutta la strumentazione occorrente per l'eventuale didattica a distanza. Il triennio RIM prevede gli insegnamenti di economia aziendale e geopolitica, tecnologia della comunicazione, relazioni internazionali e l'introduzione della terza lingua straniera. Sono previste in tutto 9 ore di lingue straniere con un percorso che consente anche di proseguire gli studi universitari in una facoltà di lingue straniere. Lo stesso discorso vale per l'opzione turismo, che ha nel suo piano di studi 9 ore settimanali di lingue straniere.
oltre a 4 di discipline turistiche aziendali, 2 ore di arte e territorio, 2 ore di legislazione turistica. Riguardo l'opzione turismo, c'è una variante dedicata al turismo ecosostenibile agroalimentare. Di fatto, le materie e le ore sono le stesse, con la differenza che nell'opzione agroalimentare è prevista un'UDA interdisciplinare, che occupa l'intero anno scolastico, dedicata a temi di ecosostenibilità e industria agroalimentare, che è uno dei settori che mostrano maggiore dinamismo nel nostro territorio. L'opzione sportiva FM è un percorso quinquennale, con le stesse materie e gli stessi orari dell'indirizzo tradizionale, ma con un'attenzione maggiore a tutto ciò che ruota attorno allo sport. Dall'attività fisica alla conoscenza delle dinamiche aziendali nelle società sportive e a un maggiore approfondimento relativo al diritto sportivo. Le attività sportive si dividono per anni e possono essere inserite all'interno delle ore previste di educazione fisica, come nel caso del nuoto, oppure all'interno di un monte ore che vede la collaborazione dei docenti di tutte le discipline. Al primo anno si organizzano corsi di nuoto e tiro con l'arco, nel secondo anno resta il nuoto e si aggiunge il tennis tavolo, il terzo anno ancora nuoto e difesa personale, il quarto anno baseball e calcio e il quinto anno soltanto calcio. Sono ben 2 le palestre ampie e attrezzate, disponibili per l'attività fisica, oltre ad aree esterne comodamente utilizzabili, un nuovo campo di calcetto in prato e spogliatoi ben organizzati e funzionali. Se hai altri dubbi o domande, contattaci pure dal nostro sito dedicato all'orientamento. Puoi inviarci un messaggio tramite il link diretto al Messenger di Facebook o compilare il form della sezione Contatti. In entrambi i casi avrai una risposta immediata e la possibilità di avere un colloquio telefonico o in videoconferenza con uno dei nostri docenti del gruppo Orientamento. Sul sito puoi trovare anche i link ai nostri social per restare sempre aggiornato su tutte le novità riguardanti la nostra scuola. Fai la scelta giusta, noi ti aspettiamo!